Amici, buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui per farvi vedere un video di un posto che vi sconsiglio. Questo perché se giro l'Italia, i paesini d'Italia, vi devo dire sia quelli che mi piacciono che quelli che non mi piacciono. In questo caso non mi sono piaciute parecchie cose di questo castello e quindi sono qui per spiegarvi perché a me questa località non è piaciuta. Ma bando alle ciance e largo al video. Amici, buongiorno! Oggi vogliamo far vedere il castello Ruspoli in provincia di Viterbo. Siamo appena arrivati, siccome il castello apre alle 3 e sono le 2 e si è messo anche a piovere, aspettiamo mangiando purtroppo in macchina. Naturalmente, appena siamo arrivati, ha iniziato a piovere da morire. In tutto il paese con questa pioggia ci siamo solo noi. Invece di cioccolata. Sinceramente lo stile è un po' troppo pesante per i miei gusti. Tipo questo quadro vi fa capire cosa intendo per pesante. Ieri sera, ma dicono che è una cosa carinissima. Il tavolo originale lo vedrete tra un po' nella stanzetta laggiù in fondo. Thank you.
sfidiamo anche la pioggia e il fango per voi. Ragazzi, qui è tutto fango. Guardate le nostre bellissime impronte. Questa è la camminata di chi non si vuole sporcare i piedi. Tipo al mare quando si esce dall'acqua. Ma io qui in questo pantano non ci posso certamente. Naturalmente sono visitabili solamente il primo e il secondo piano, perché al terzo, quello che ho capito, ci abita una delle due sorelle. L'altra abita a piano terra, però in stanze separate rispetto a quelle che vengono fatte visitare. Stiamo andando via perché sono andate delle folate di vento abbastanza forti e ha fatto cadere tipo uno o due stand, quindi non vorremmo essere presi in pieno. Meno male che la Canon è tropicalizzata, perché altrimenti non avrei potuto vloggare, perché è fragica. Speriamo che non gli succeda niente. Se lo consigliamo, ma siete sicuri che volete un consiglio da uno che ha un cappuccio del genere? Ma quanto sono belle le mie muffole! Ciao! Ciao! Finalmente in macchina, dicevo prima, ve lo consigliamo sinceramente non più di tanto, nel senso che non è male, però non ci andate! Non è tenuto benissimo il castello e poi sinceramente bisogna seguire la guida, che è molto molto logorroica, quindi non si può fare, nel senso non ho potuto vloggare liberamente, bisognava seguire lui, ci hanno detto che durava mezz'ora, è durato un'ora e passa. Io personalmente non lo consiglio, forse lo consiglio per i giardini, che oggi erano osceni, però dato il tempo, e quindi muffole alla mano, andiamo verso Roma. Pollice in su, commentate, condividete e iscrivetevi al canale.